Amiche e amici di Indiucendo, bentornati in nuovo episodio della serie dedicata a Europa Universalis 4. Bentornati nella penisola italiana abbastanza espansa dopo gli ultimi episodi. Siamo riusciti a fare un mazzo quadrato all'impero ottomano e in questo episodio vediamo di volgere lo sguardo altrove. Allora, innanzitutto devo capire un po' da che parte siamo girati, perché ho diversi eserciti. Adesso togliamo la pausa e mettiamo una velocità 3. Ho tutti gli eserciti, ok, che stanno marciando verso la penisola, e questo mi fa molto piacere. Qui avevo degli altri eserciti in produzione. L'alleanza della Croazia per ora la ignoro. Dobbiamo fare attenzione a alle ribellioni, perché abbiamo aggiunto Corfu, Doni Krai, Tranuvia, che sono queste regioni qui, praticamente sono regioni bosniache, se non vado errato, Trebinje, e qui abbiamo Jajce. Non so come tradurre in italiano queste città, quindi si accettano suggerimenti. Ovviamente l'isola di Corfù rimane l'isola di Corfù, ma queste due isole, diciamo serbo-bosniache, non so come chiamarle, queste due città. L'importante è che intanto le trasformiamo in province nazionali con un core. Abbiamo del Rebel Uprising in Grecia. E dove? Che non ho la Grecia. Bell'isola di Corfù, ovviamente. E poco altro. Quindi va bene, la stabilità è messa bene. Le truppe stanno tornando a casa. Quindi anche questo problema è risolto. Abbiamo molte casualties, abbiamo molti morti tra le file del nostro esercito. Questo è un problemino. E infatti volevo andare a dare un'occhiata. Vedo che il force limit è a 117.000 unità. È ben sotto al limite che abbiamo. Quindi sì, scusate, correggo. Il force limit è a 143.000 unità. E i nostri effettivi sono 117.000. Abbiamo 123.000 riservisti. Quindi mano a mano andremo a un po' rimpolpare il nostro esercito. Provincial unrest ovviamente in tutta Italia, perché la guerra è durata tantissimo, però è stata una guerra con cui abbiamo veramente scardinato definitivamente l'impero ottomano, che adesso è in preda a terribili rivolte interne. Costantinopoli è già caduta nelle mani degli ottomani reazionari. Wow, interessanti come fazione, chissà che cosa porteranno, se riusciranno ad ottenere la maggioranza. E mi piacerebbe vedere onestamente una Grecia che... Ops, mettiamo in pausa così termino il discorso. Una Grecia che si ribella e che si rende indipendente. Magari un impero bizantino che risorge dalle ceneri di quello ottomano. Ma stiamo parlando un po' di fantascienza. Allora, Württemberg, nostri fratelli e sorelle in fede, vogliono che conquistiamo Ulm. Santa pazienza, oh, non c'è un minuto di tregua per il Defensor Fidei. Accettiamo, ovviamente, prima andiamo ad Adai, che è una bellissima colonia italiana, che adesso è diventata selfie, e quindi si mantiene da sola. Uniamola al resto in modo che si unisca alla colonia della Florida italiana. Questa colonia che ormai è veramente gigante, e che io mi dimentico sempre di tenere sott'occhio, ma qui infatti le relazioni stanno migliorando. Bene. Altre cose, vabbè, adesso siamo in guerra. La tregua con la Castiglia termina fra un anno. Speriamo che non facciano i cattivi. E poi abbiamo un fracco di soldi con cui fare investimenti. Questa è buona cosa. Quindi, senza attendere ulteriormente, prima di dedicarci a questa piccola guerricciola religiosa, io direi che con questi 1000... Nella capitale stiamo già producendo qualcosa, se non vado errato, giusto? Andiamo a vedere. Stiamo producendo un War College, va bene. Firenze è una città importantissima, ma non abbiamo ancora costruito nulla. Potremmo fare l'Accademia delle Belle Arti a Firenze, che diminuisce del 5% il costo della stabilità. Però al momento non devo aumentare la stabilità, quindi chi se ne frega. Potrei fare ad esempio un college che migliora le tasse e l'unrest. Credo che Firenze sia abbastanza ricca. Usiamo questa visuale perché forse ci aiuta. Avremo 6,5 lire in più ad ogni in tasse. Sì, ho pescato proprio la città più ricca, quindi lo facciamo qui il college, va bene. E ne potremmo fare anche un altro a questo punto. La Savoia è una regione che si candida per un altro college. Oppure potremmo fare
da Custom House a Ferrara, che aumenta il nostro trade power. E con questo direi che stiamo messi benone. Continuiamo a pavimentare le strade intanto, queste cose vanno tenute sott'occhio. Ok, abbiamo dilapidato praticamente in 30 secondi i risparmi di una vita. Possiamo andare alla Svizzera addirittura. Siamo in guerra con la Svizzera, non solo Ulm. La Boemia, vabbè, chi se ne importa. E va bene. Mentre i francesi quindi tornano alle loro casette, i nostri italiani devono spostarsi a Milano, a Brescia. E sapete cosa faccio? Li sposto tutti a Milano, poi divido gli eserciti. Farò una riforma dell'esercito in questo episodio. La riforma, li metto insieme e li divido in modo da come si dice, efficientare. Perdiamo un po' di diplomatic power perché non ho voglia di ammazzare degli altri ribelli. Forza, tutti a Brescia, rave party. Adesso mettiamo in pausa appena arrivano anche questi qui. Ok, si unisce tutto. Quanta gente abbiamo? 78.000 fanti, 21.000 cavalieri, 18.000 artiglieria. Pochissima cavalleria, questa non è una bella cosa. Dividiamoli in quattro parti uguali. E quindi stiamo parlando di eserciti di 29.000 effettivi. Ok. Quello che si avvicina e va a Trento. Adesso dobbiamo anche arruolare un generale. Wow, questo mi piace. Paleologi Monferrato. Ottimi, ha ottimi valori. Vediamo un po'. Abbiamo terminato la missione. Royal Marriage with Croatia. Questo si può fare senza problemi. Anche perché la Croatia sono piccini, quindi Royal Marriage va bene. E dai, miglioriamo un po' i rapporti. Chissà che la Croazia poi non vada a crescere nel tempo. Adesso che possiamo fare? Un'alleanza con la... E va bene, dai. Visto che ci sono le missioni, visto che onestamente non ho tanti problemi di tipo... diplomatico, cioè ho abbastanza relazioni, io quasi quasi faccio l'alleanza con la Croazia, che mi tiene buona sia l'impero ottomano che l'Austria. Sì, diciamo che è una buona scusa per dichiarare guerra agli altri imperi, a parte quelli polacchi, che se mi attaccassero i croati sarei un po' in difficoltà nel gestirli. Ecco, questo sì, i polacchi sono forti. Beh, ma il nostro leader paleologo dondo sta? Vai. È 2 stelle, infatti mi piace. Intanto andiamo a Wallstedt, andiamo qui a... cos'è? Chur, Gorebünden, e attacchiamo a Bolzano l'armata imperiale della Boemia. Abbiamo questo Karel VI che però non ha alcuna speranza, lasciatemelo dire. Questa è una guerra difensiva, non credo di poter accampare molte pretese, ma sarebbe bellissimo se potessi vassalizzare la Svizzera, anche se, ripeto, penso che sia un po' una fantasia remota, ma chi lo sa, chi lo sa. Volevo vedere una cosa, visto che nell'episodio precedente il commercio... abbiamo un 31 di commercio, è pochissimo. Perché? Non voglio pensare quello che sto pensando. Sì, perché la flotta, dannazione, mannaggia, era in riparazione, me la sono dimenticata ferma. Quindi, oh santo cielo, fuori le fregate. Sono fregati le fregate. Ah, ecco che cosa stavo aspettando. Eh sì, sono stato un po' un pesce. Stavo attendendo un bel upgrade da fare alla flotta. Ecco perché le avevo parcheggiate tutte. Quindi una volta che avevo fatto la... però mi ero dimenticato, quindi una volta fatto l'upgrade possiamo definitivamente iniziare a proteggere le rotte tra Costantinopoli e Venezia, quindi passando anche tramite il porto di Ragusa. E questo dovrebbe dare una bella bottarella alle nostre risorse, le entrate commerciali, perché
l'ultima guerra contro gli ottomani ci ha fatti diventare padroni assoluti del Mediterraneo, da un punto di vista commerciale perlomeno, e soprattutto dal punto di vista del Mediterraneo orientale, perché qui Genova e la Spagna che tra l'altro è caduta in modo terrificante. Guardate la Castiglia quanto è arretrata nei confronti di Aragona, e ha dovuto rilasciare anche Galizia come regione autonoma. Qui è la regione di Santiago de Compostela, se non ricordo male. Intanto vedo che qui, sì, i miei grandi piani proseguono a gonfie vele. In Tessaglia ci sono gli epiroti nazionalisti, a Creta ci sono epiroti nazionalisti, sono i greci, qui ci sono gli ottomani, i serbi. Aver distrutto completamente o quasi l'esercito ottomano e avergli messi alla prova con una guerra pesante, li ha sfiancati. Se ne vedranno delle belle in questi anni, perché l'impero ottomano crollerà come un castello di carte. Ovviamente non abbiamo potuto farlo politicamente con due guerre, perché quando combatti un impero molto più grande di te non puoi annetterlo, perché siamo nel 1661, non si può annettere un continente con una lingua, mille lingue, mille culture, mille religioni diverse. Quindi sono d'accordissimo con il fatto che l'Europa Universalis non lo permetta, ma quello che abbiamo potuto fare è stato farlo implodere, cioè distruggere le istituzioni, si chiamerebbero oggi, e dare modo ai dissidi intestini di esplodere. Molto molto bene. Qui ci hanno intanto seccato un po' di coloni, pazienza. Che altro dire? Quindi, stavo dicendo, queste rotte commerciali, il trade power è molto alto. Ora Venezia, abbiamo il 94%, Ragusa invece no, però abbiamo ancora il 5% a Costantinopoli. Se riusciamo ad andare a proteggere le trade route di Costantinopoli, ecco, allora sì, saremo in grado di ottenere risultati anche economici molto soddisfacenti. Intanto possiamo sbloccare un'idea, vediamo se le navi sono pronte. Allora, le navi sono pronte, le spostiamo al porto dell'Aquila magari. L'Aquila è sviluppata con i porti, ma insomma, non che cambi molto, però mi piace l'idea di avere dei porti all'Aquila, così come Ragusa. Allora, qui potremmo mettere in pausa, potremmo guardare il trade. Sì, qui ci servono, io direi di tenere un 75% della flotta a Costantinopoli e un 25% a Ragusa, quindi ne abbiamo 87, vabbè, faccio i conti un po' alla cavolo, facciamo 18 navi a Ragusa e 69, che è il numero perfetto, le spostiamo a questa battutaccia, le spostiamo a proteggere il commercio a Costantinopoli. Allora, new leader, oh bene, questo è già assegnato, però mi fa un po' schifo, quindi no leader. Allora, voi andate a Ragusa, no Mississippi River, cacchio, Ragusa, dove stanno i miei mercanti? Dai, forza, ecco, send. Questi altri, cosa importante, sì, posso fare un nuovo leader without upkeep, quindi gratis, quindi posso arruolare un altro leader e arruolo un ammiraglio. No, scusa, un ammiraglio qui, speriamo bene, ha soltanto un valore di manovra, è meglio di zero, il valore di manovra aumenta il commercio. Andiamo a Costantinopoli a proteggere. Ok, avanti. Quindi adesso diamo un'occhiata rapidamente. Questo mese abbiamo incassato 31 lire di commercio. Vediamo adesso che riportiamo la flotta al suo compito, se riusciamo a guadagnare un po' di più di 31 lire. Tanto qui possiamo sbloccare. Ah, l'expansion idea mi piace molto. Tanto stiamo guadagnando anche un sacco di core. Le sblocco dopo aver controllato quanti soldi ho fatto con queste nuove rotte commerciali. Lo controlliamo a luglio. Ok. Eh sì, 49 contro 31. Mazza, oh. Mannaggia. Non male, non male. Adesso con i mercati competitivi, con queste idee, abbiamo un 20% di global trade power in più. E abbiamo un casus belli contro tutte le Uzbek, Mali, Songhai, Gujarat, Wampu. Oh, benissimo. Era quello che aspettavo da tantissimo tempo, e posso fare 20 navi, va bene. Posso fare 20 navi da trasporto e non aspetto altro a farlo. Ragazzi, si va in Asia. L'Italia
questo episodio. Vabbè, adesso qui stiamo combattendo una guerra praticamente in modalità passiva. E tra l'altro rischiando anche di pigliarle, perché non ho capito bene se gli austriaci sono contro di noi in guerra. No, gli austriaci con chi sono? Ah, sono in guerra contro la Svizzera a loro volta, ok. Si va in Asia. Modena, sì, Modena può produrre navi perché ha delle ottime infrastrutture navali. Ovviamente ha risaputo che a Modena c'è un po', ci sono dei porti giganteschi proprio. Ok. E sì, perché, tornando al nostro discorso, i portoghesi hanno già avuto l'idea brillante che sto avendo anch'io, ma una volta ottenuto un porto sicuro in Asia, potremmo fondare innanzitutto una compagnia delle Indie commerciali, quindi più soldi. E adesso il nostro commercio ci dà un bel 49-20, bene. Quindi, no, 52, perché è cresciuto anche... Oh, madonna santa, perché? Ah, i nazionalisti greci sono arrivati anche a Corfù. Eh no, quelli li dobbiamo andare a schiacciare, mi spiace. C'è un limite a tutto. Allora, Ulm. Wargol take Württemberg. Mi sa che hai perso il Wargol, ok? Ok, la Svizzera è uscita, ma... Ah, va bene, lasciamo che ci pensino loro allora a sbrigarsele. Queste cosacce. Dov'è Ulm? È qui. Ok, già sotto assedio di Provenza. Basta, usciamo ufficiosamente dalla guerra. Tanto aspettiamo che termini per, diciamo, muoia di morte naturale. Qui le relazioni con il Commonwealth sono brutte. Mannaggia. Oh. Però stiamo guadagnando un treno di soldi ad ogni turno. Quindi il palazzo reale, questo aumenta la legittimazione. E ovviamente a Roma i Visconti hanno bisogno di un nuovo palazzo reale. Dopodiché cosa possiamo fare? Il tax advisor, che diminuisce l'inflazione, e il deposito di grano, land force limit e il mantenimento dell'esercito, anche questo va fatto. A livello di unità, di truppe, no, possiamo fare un esercito coloniale, certo. Ne creeremo qui a Milano. Quindi, quante cavallerie ho fatto? 5 cavallerie, va benissimo. 10 fanteria e 5 cannoni. Li mandiamo in India. Andiamo in India, sull'isola di Ceylon, dove espanderemo la prima compagnia dell'India italiana, che si può ovviamente fondare at least one province in East Asian trade port owned by Italy. Va bene. Tassocrazia, chi se ne frega, tutto il resto è noia, non ci interessa. Ok, va bene. A templi qui possiamo costruirne, sono tutti nelle colonie eventualmente. Sì, possiamo costruire qui, ma non ci interessa affatto. Tra l'altro qua la colonia di Nachos Toches, sì, come cacchio si chiama, non funziona. Florida italiana ha raggiunto secondo me il massimo della sua espansione. Potomac, Brittany, va bene. Ma sì, compriamoci un po' di sede cardinalizie, giusto così per straffare. Tecnologia, come siamo messi? Wow, siamo dei superpower. A parte quella tecnologia amministrativa, come sempre, non ce n'è mai abbastanza. Infatti abbiamo anche il National Focus qui, ma nulla da fare. Signori, il nostro sovrano Carlo V Visconti ha già 59 anni, è tanto tempo che regna, perché era un giovincello quando è stato incoronato, se non ricordo male. Allora, First Army dove sta? Ah, ok, sbagliato, non li ho riportati a casa. Allora, iniziamo a rinominare i nostri eserciti. Abbiamo l'armata piemontese, va bene? Poi abbiamo l'armata di Brescia, che c'è già, ok.
armata di Roma e questi li mando a proteggere la capitale che non si sa mai. Che ho mandato la Marta di Brescia. Vabbè, buonanotte al secchio. E poi basta. E l'esercito di Sicilia che se ne sta a Trieste. Ok. Sì, mi sembra di capire che Ulm dovrebbe un attimino abbassare la testa e chiedere una pace, però. Che vi devo dire? Con Manpower siamo sotto il 50%. Adesso potrebbe essere anche il momento di. Abbiamo convertito Losanna. Potrebbe essere anche il momento di stare un po' attenti con i soldati che creiamo, perché continuando a fare guerre su guerre abbiamo veramente stressato il manpower. Vedo che intanto la parte orientale dell'impero ottomano è tornata sotto il controllo turco, mentre invece la parte slava e greca è ancora in fermento. Chissà se riusciranno a farcela questi simpatici signori. Intanto sarebbe una bella cosa riuscire a sbarcare contro questi nazionalisti greci. No, abbiamo perso un ammiraglio, ma porco cane. Non dirmi che era quello che proteggeva. No, Busca. No, va bene, allora non importa. Non importa anche perché daremo un nuovo generale all'esercito delle Indie. Esercito coloniale, colonialo, esercito coloniale, gli diamo un bel nuovo general, vediamo un po' cosa succede. Carlo Emanuele Sfondrati, 5 punti di leadership, non male. Forza con le costruzioni di cose. Grandi Pot, non ho ancora la tecnologia adatta, posso fare solo l'Accademia delle Belle Arti. Posso fare la cattedrale. Oh, ok, siamo in pace. Cattedrale affamo a Roma e a Firenze. Questo ci dà meno local unrest, più tasse, più forza dei missionari. Locale, quindi non ci interessa moltissimo, però. Dai, qualche tassettina in più a Firenze e Roma. Poi avere due belle cattedrali a Firenze e a Roma fa sempre piacere. Tanto abbiamo anche qui dilapidato mille. La prima missione dell'esercito coloniale sarà quella di andare a salvare Corfù. Ma perché devo perdere. Oh, 3 di inflazione però è tanto. Ridurre l'inflazione mi costa 75 punti. No, non me frega niente, guarda, faccio così a questo punto e risparmio. Praticamente ho abbassato di molto l'inflazione. Allora, oh, in questo gioco non si può mai respirare un momento. Diamo un'occhiata alla diplomazia. Uff, nemici tutto il mondo. Castiglia, Austria, Ottomani, Inghilterra e Commonwealth ormai. Amici soltanto i francesi. Chissà fino a quando, poi mi viene da chiedermi. Mi viene da chiedere. Vabbè. In tregua con il mondo. E beh, ormai siamo una superpotenza, quindi dobbiamo camminare con gli occhi dietro la testa. Gli occhi aperti. Croazia, Francia, Boemia, Brandeburgo. Dai, proviamo. No! Proviamo a fare questa. Stavo per dichiarare guerra, questa alleanza. Bene, ora siamo anche alleati con la Croazia. Benissimo. Cos'è sta cosa, serbi che. Facciamo una fortezza a Ragusa, mi piace come idea, però devo prima piallare questi simpatici amici. Benissimo, una fortezza a Ragusa. Ok, la Francia vuole che entriamo in guerra con Borgogna e Scandinavia adesso. Che problema c'è? Tanto ormai siamo sempre in guerra. Tanto, cioè, il bello è che loro ci chiedono: entrate in guerra contro la Borgogna, che sono questi qui in Picardia, giusto? Poi siamo contro la Scandinavia, che è sto mostro. È gigantesco, che non si è mai visto storicamente, ma che in questa partita Europa Universalis è sorto. E sono abbastanza. Ok,
grossi gli scandinavi. Quelli che mi fanno più paura di tutti sono i polacchi, perché sono veramente giganti. L'impero ottomano, secondo me, è riuscito a salvarsi in corner, in extremis, ma da qui a un full recovery ne passa. Quindi fra 5 anni non saranno in grado di attaccarci. E intanto pagano profumatamente tributi di guerra e trade power. Guardate, infatti le nostre entrate sono altissime, tutto frutto di questa guerra. Ok, ci siamo quasi, quindi abbiamo la flotta di trasporto, flotta delle Indie, chiamiamola con un tocco di romanticismo, e qui abbiamo l'esercito coloniale che è quasi pronto, mancano 3 cannoni, 3.000. Intanto mi rendo conto che tecnologia militare è troppo avanti. Cosa potremmo fare con tutti questi punti militari? Harsh treatment contro i nazionalisti, almeno i serbi. No, boost stability un corno. L'esercito non ci interessa. E qui un bel harsh treatment. Eh sì, bene, bene, bene. Perché siamo ancora in overextension? Perché Corfu non è core. E questo è un problema. Facciamo una cosa, allora. Intanto la liberazione di Corfu la facciamo con 3.000 cannoni, va bene. Poi gli altri 2.000 li imbarchiamo dopo, tanto che vengono prodotti. Altrimenti non vorrei che l'isola dichiarasse indipendenza o altre idee bislacche similari. Forza, perché dobbiamo questa partita, dobbiamo correre. Ci sono un sacco di cose da fare. Oh, Klagenfurt, rinominata amichevolmente Clanforte per andare incontro alle minoranze linguistiche. 33.000 uomini, però non sono pochi. Casus Belli che spira contro l'Asburgo, non interessa, Augsburg. Che Clanforte l'abbiamo sistemato, qui le strade, anche a Bari, a Taranto, a Siena. No, a Siena non ci sta. Anche Milano non ha le strade, però insomma, ragazzi, è un po' di... vabbè, buonanotte, secchio, ci risiamo. Che esercito coloniale guidato da Carlo Emanuele con 2 M sfrondrati. Momento di fare un bell'attacco anfibio. Abbiamo più Army Tradition. Miglioriamo le relazioni con la Provenza. Oh. Queste missioni sono particolarmente facili. Royal Marriage, vediamo se funziona. Potremmo anche cercare di vassallizzarla e annettercela, però non so se i francesi saranno contenti. Vediamo se hanno un claim. E come se hanno un claim? Hanno un core della Francia, quindi... Ecco, ho fatto una stronzata perché attacco frontale così verso tipo 10.000 uomini e non riesco neanche a... Sì, no, almeno ho liberato Corfù, però non è stata una delle idee più brillanti. Adesso devo aspettare che si reintegrino, mannaggia. Va bene, dai. Allora, adesso che il denaro scorre a fiumi, portiamo a nord le strade. Ok. Cavolo, quanti ne ha persi. Diamo un'occhiata, dai, un'occhiata molto ampia al mondo. Europa, situazione con Francia, paese più esteso dell'Europa occidentale, forse più forte. Commonwealth, paese più esteso sicuramente in senso lato, polacchi e lituani, sì. Scandinavia forse ancora più estesa geograficamente, però dal punto di vista di potere militare e economico secondo me fanno un po' schifo. Italia messa bene, Tunisi molto estesa, gli ottomani pure, l'Inghilterra pure. Nel Nuovo Mondo, cioè l'Inghilterra non è estesa per niente, nel Nuovo Mondo la Castiglia
molte colonie. La California è una colonia portoghese, poi abbiamo Newfoundland che è invece inglese, il Canada, e qua abbiamo le colonie portoghesi in, sì, in Venezuela. Oh, che palle questa inflazione, amici, oh, non ce la leghiamo di torno. Niente da fare. Cerchiamo di entrare ancora, fare qualche riforma monetaria. Che palle, riduciamo l'inflazione. Perché l'inflazione è terribile. L'inflazione è veramente è molto brutta perché gli erode il potere economico e non di poco. Dai, allora, io me ne frego di questa guerra contro gli svedesi per il momento. Prendo la flotta delle Indie. Intanto devo migliorare i rapporti con la Provenza. Scusate se faccio 7 cose contemporaneamente, ma ci tengo a ottenere la mia compagnia delle Indie orientali in questo episodio. E che famo? Allora, devo trovare qualcuno che mi dà ospitalità. Intanto l'impero romano è passato a Brandeburgo, quindi possiamo andare con la nave e sbarcare al porto di Magulu, la regione di Natal. E mo basta, ancora Ansbach. Va bene, Ulm adesso ha rotto le palle però, perché dove sta questa città? Dov'è Ulm? È questa. Adesso vi annetto. No, non posso attraversare le regioni. Scusa. No, chi cacchio ha dichiarato questo? A Francoforte ed Aachen. Che pazienza. Andiamo ad Aachen qui, sul confine con il Lussemburgo, vicino a Colonia. Io volevo farmi la mia bella guerrettina coloniale, cosa proprio tipica da personcina per bene. Tanto devo sperare che la mia flotta delle Indie arrivi sana e salva alla colonia francese, perché noi non abbiamo colonie in Africa e questo era il motivo per cui volevo fare colonie, ma vedo che gli inglesi mi hanno anticipato. A meno che adesso non riusciamo a stabilire qualcosa in Costa d'Avorio, però io ci provo, non si sa mai. Ok, intanto qui l'assedio ad Aachen è iniziato. Guardate l'Olanda, non me ne ero accorto. Wow, 1667, l'Olanda ha recuperato quasi tutta la sua estensione originale, forse anche di più. Qui in mezzo che cosa c'è? Utrecht. Ecco, Utrecht è città che fa provincia a sé. E anche la Frisia orientale, va bene. No, ascoltami. Io me ne frego, vado a patti con i ribelli greci, perché sennò Corfù non riesco più ad integrarmela. Già che me l'ho dimenticato. Forza, forza che le nostre navi arrivano sane e salve a Natal. Benissimo. Scusa? Ad Aachen abbiamo perso 12 punti? Mi state prendendo in giro? Niente, mobilitiamo tutto l'esercito a questo punto e vassalizziamo la città. Forse ho usato un po' di leggerezza, ma tanto smettiamo di migliorare la relazione con il Brandeburgo, che tra l'altro ha una buona estensione, sembra quasi da Prussia orientale. Attendo prima di ricercare altre tecnologie perché non voglio spendere così tanto. Questa è una notizia. Questa è una notizia ed è una brutta notizia. L'impero ottomano è diventato occidentale, si è occidentalizzato. Che è una cosa un po' simpatica da leggere, un po' come Roma convertita al protestantesimo. Ma occidentalizzarsi in questo gioco significa che ora il sistema delle tecnologie ottomane è lo stesso di quello dell'Europa occidentale, e l'Europa occidentale è un bonus tecnologico in questo gioco. Ovviamente ci sono civiltà che hanno dei malus, ad esempio le civiltà precolombiane, eccetera eccetera. Però intanto qui a Cape Coast abbiamo un settler, speriamo bene.
E che dire? Vediamo se intanto le nostre navi si sono riparate. Ok, ancora pochi giorni. Guarda che fortuna. Sì, quando siamo al 99% vanno benissimo. Trade è importantissimo. Ok, proseguiamo la risalita dell'Africa. Qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo il nulla, perché non abbiamo più alleati. Quindi dobbiamo stare abbastanza attenti e dobbiamo capire a chi dichiarare guerra, se Gujarat. Adesso vediamo i rapporti diplomatici. È alleato con Bahmanis. Però sono talmente piccoli che me ne impippo. No, va bene, dai. Proverò a strappare una di queste province. Oman e Bahman, sì. A cavallo tra il Pakistan e l'India, non chiedetemi che nazione sia oggi. Forse Pakistan, forse India. Devo guardare un mappamondo aggiornato. Chiedo scusa. Oh, guarda un po' cosa succede qui. Ad Aquisgrana, per gli amici Aken. Eh sì, tempi duri, amici, tempi durissimi. Tanto andiamo anche a Magonza. Mainz in tedesco. No, non possiamo andarci perché non abbiamo il diritto di passaggio qui a Coblenza e a Treviri, quindi nulla. Va bene, d'accordo. E tu cosa ci fai qui, carissimo? Ma ci stai veramente provando? Ma non ti vergogni. Che bello avere due fronti aperti. Ok, siamo nel Golfo di Aden. Non ci posso credere, non ci posso credere. No, amici, devo fare attenzione perché qui è rischio grosso. Questi fetenti hanno tre unità in croce, ma me le stanno veramente. Mi stanno fracassando i cosiddetti. E devo anche stare attento a non perdere queste navi perché ormai sono al 66%. Tanto colonia è caduta, va bene. Forse potrebbe essere il momento di suggerire una pace. Francoforte. No, domanda tributo. Non voglio assolutamente colonia. Non voglio nessun vassallo. Bla bla bla. Voglio il war reparation. Se non mi dai war reparation, dai dei soldi. Perfetto. Ce la caviamo con un po' di denaro. Pochi sporchi, ma subito. E a questo punto, facciamo una bella cosa. Manifattura, piantagioni, possiamo, in Italia non possiamo farne, immagino. Neanche trade company, però possiamo fare un sacco di raffinerie. Iniziamo subito da Napoli, Palermo, Firenze, un ottimo valore. Poi tutti gli altri più o meno si equivalgono. Cuneo, Parma, e poi le altre le facciamo dopo. E adesso ci dedichiamo a lobby della creazione delle colonie orientali. Dichiariamo guerra. Ovviamente nessuno dei miei alleati vuole entrare in guerra, ma noi la dichiariamo. L'obiettivo. Scusa? Dove sono i miei uomini? Non ci posso credere. Ho fatto la cazzata del secolo. Chissà se le mie navi adesso arrivano vive. Ho fatto la cazzata del secolo. Mamma mia. Mamma mia. E a fare le cose velocemente e senza pensarci a volte.
Dai, forza, forza. Servono altre navi da carico perché queste le perdiamo. Al di là del fatto della battaglia adesso, ma attraversare il mare aperto con la forza al 66%, se arrivano, arrivano che sono K. Infatti abbiamo già perso tantissime navi. Spostiamole magari se riusciamo qui a Inhambane. Ah, sono già all'8%, no. Le perdiamo tutte. Che bella cosa, abbiamo 20.000 uomini in Sudafrica, non abbiamo navi da trasporto, a meno che qui ce ne sono 12, 11. Bene, possiamo fare questo. Close. Ce la posso fare a vassalizzare la Provenza? Ma no, non me ne frega niente. Niente, l'assalto dovrà attendere ancora un po', però. Se riuscissi a cliccare su questa flotta ne sarei grato. Ok, allora faccio un'altra cosa, butto fuori le galee che adesso diventano praticamente inutili e sposto anche le navi da guerra a questo punto a Genova e faccio questo perché in questo modo poi quando porterò. Vabbè. Quando porterò le mie truppe in Oriente, almeno saranno scortate da dei galeoni, quindi sarà un po' più semplice per noi proteggerle. Intanto continuiamo con le raffinerie. Oh, finalmente abbiamo il coro anche a Corfù, bene. Facciamo fare delle strutture difensive per usare un po' di punti militari, dato che magari il prossimo anno però sviluppo entrambe le tecnologie. Non ha senso perdere altro tempo, almeno riesco a immagazzinare, ripartendo da zero, tutto il resto. Ok, 20 navi ce le abbiamo. Ragazzi, ri si rifà, si riparte. Questa volta cercando di evitare stronzate come questa. Potevo effettivamente assegnare un ammiraglio, ma non ci ho pensato. Va bene, dai. Tecnologia militare, la tenaglia. Miglioriamo il mortaio di Cohorn. Come si chiama? Cohorn, Mehuhorni, e qui iniziamo con Limes. Allora, scusa? Abbiamo il casus belli imperialismo con questa tecnologia diplomatica. Interessante. Allora, possiamo fare Advanced Casus Belli. E possiamo fare gli stati clienti, ok, d'accordo. Bene. Nostre navi, dove stanno? Ma sì, finché costeggiano l'Africa non è un problema. Il problema è quando cercano di attraversare l'oceano, come purtroppo hanno dovuto fare sospinti dalla flotta del Gujarate, qui abbiamo perso tutta la flotta di trasporto. Che dire, sfortuna. Manca un po' di leggerezza da parte mia. Tranuvio mi piacerebbe convertire perché magari con dei forti un po' più sviluppati.
perché non voglio avere province musulmane, altrimenti mi creano troppa differenza religiosa. Posso tenere quelle riformate o cristiano ortodosse, ma non musulmane. E stavo pensando anche all'autonomia, abbassare l'autonomia finché possibile. Bene, ottima. E va bene, qui teniamo sempre. Oh no, lasciamo stare per il momento. Dov'è Grain Coast? Sarà in Africa? Chi lo sa. Allora, quando siamo a 100% qui. Madonna, quanto se tempo serve? No, non possiamo aspettare, altrimenti sta guerra sparisce. Ecco, eccole qui. Che volevano fare i simpaticoni. Tanto no, matrimonio con i francesi, va bene. Andiamo fino allo stato di Zanzibar. Premendo Shift dovrei dare la rotta diretta, sì. Ok, cioè si impostano delle bandierine dei checkpoint con Shift. Interessante. Allora, per 10 anni trade efficiency oppure full payment adesso? Ma full payment adesso, dai ragazzi, champagne. Mi piacciono questi eventi che mi danno un sacco di soldi. A parte il fatto che nelle Americhe mi stanno bastonando. Brandeburgo è morto di nuovo il re. E cosa ne muore uno all'anno? Boh, mi spiace però. Intanto posso fare un bel po' di raffinerie, di industrie nazionali. Guardate quante, queste raddoppiano la produzione, quindi immaginate voi che razza di produzione avrò molto presto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Uff. Sbarchiamo con i nostri eroi. Quindi abbiamo 9600 uomini, molti cannoni, dovremmo essere in grado di distruggere l'esercito senza tanti problemi, visto che loro hanno la tecnologia 16, noi siamo a 23, 22, non mi ricordo mai più. 22. Infatti la battaglia va a gonfie vele anche grazie ai nostri bei cannoncini. Ok, ora non ci resta che aspettare. Scusa. Non ci credo. Gli indiani sono sbarcati a Corfù, ma io vi prendo a sassate. Io vi prendo a sassate. Ho 13 navi che possono. Ma non ci voglio credere. Non ci posso, non ci voglio credere. Non ho parole. Non ho parole. Ah, santo cielo. Cioè, ma tutte a me capitano queste cose. Tanto la flotta genovese sta tornando a farsi aggiustare in Francia, giusto? Vabbè. Dal momento che possiamo permettercelo. Disseminiamo un po' questa regione di nostre truppe. Vediamo se ci sono dei nemici nei dintorni. No. Quindi avremo un gioco facile. Anche se adesso 2000 uomini e 5000 cavalieri, siamo un po' sfortunati. Ok. Cioè adesso con tutto il rispetto, però sai. No, tu stai qui, fermo, non ti muovere più. Cerchiamo di distruggere tutto il loro.
esercito il prima possibile. Ok, tra Nuvia potrei tentare la conversione, magari potenzio ancora un po' il forte. Può essere anche livello 5 nel momento che poi dovrò sfidare gli ottomani qui. Un po' di fortificazioni non guastano. E finalmente riusciamo anche ad avere il land clearance, quindi aumenta la produzione. E poi finalmente la prossima abbiamo un nuovo gruppo di idee, non vedo l'ora. Io adoro le idee nazionali. Ok, naval equipment, Treviso, perché no? E proseguiamo con le strade, dimenticavo, Milano, Torino, Cremona. Oh, vogliono la pace adesso? Ma dai, guarda un po'. No, ovviamente viene rifiutata categoricamente. Qui chi possiamo convertire? Firenze? No, perché stiamo facendo la raffineria. Mantova, immagino che abbia una fortezza troppo sfigata per tentare la conversione, infatti lo sapevo, va bene. Poi chi? Va bene. Poi vedremo. Niente, abbiamo perso una missione nel frattempo. E in prova Bonoman, le relazioni con il Bonoman. Io non so manco dove stanno, quindi non ho voglia di perdere tempo con queste cose. Sono molto frustrato, amici e amiche di Andrew Channel, perché volevo finire questa guerra in fretta. E ovviamente, quando le cose si fanno in fretta, risultano male. Per usare un italiano forbito, risultano malissimo. Oh, finalmente è caduta. Revacanta. E anche Katiavar. Bene, buono sapersi. No, finché non cadono tutti, e subito, io non sono contento. Eh sì, mi hanno attaccato Corfù, ragazzi, cioè la mia isoletta preferita. Andavo a fare le vacanze tutti gli anni. No, non è vero. Allora, prestigio non ci serve, amministrazione sì. Qui finalmente abbiamo una colonia autosufficiente. Non è che si può in questa provincia creare una rilasciarla come no. Vabbè, va bene così, non c'è problema. Questa quindi è Italia, non è Florida italiana, è un'altra provincia. Manifatture test. No, anzi, sapete cosa vi dico? Che facciamo le strade a Cremona e ovunque si possa. Canali. Guardate quanti tanti se ne possono fare, Non restringiamo il free trade, che tanto in futuro potrebbe. Mercantilismo è una cosa che aiuta un po' l'economia, però non è la soluzione a tutti i mali. Quindi va bene così. Vediamo, vediamo chi possiamo andare a supportare con gli assedi. Ok. Qui non ce la faremo mai davvero. dobbiamo mandare l'esercito. Ma manderemo l'esercito in Costa d'Avorio ed avremo anche noi una base portuale in Africa. Altrimenti in India ci arriviamo col cappero se i francesi domani ci chiudono l'accesso. Allora, dovremmo essere abbastanza vicini, ecco, detto fatto, alla caduta di una città. Questo
qui si declina la proposta di pace finché non lo decidiamo noi. Ora ecco, Travunia inizia a avere 333 mesi di tempo per la conversione, quindi mi piace, con questo dovrebbero diventare un po' meno, anche se fossero un centinaio di mesi, insomma anche una decina d'anni va bene iniziare a convertirli. Ho caduto quasi tutto. Intanto abbiamo un costo della fanteria più basso, va bene. Non sarebbe una brutta idea anche vassalizzare questa regione. Quindi avere una provincia e il resto vassalizzato. Oh, bene, breccia nelle mura. Così risparmiamo tempo. Assaltiamo. Non c'è una breccia nelle mura, è molto più semplice strappare una città con l'assalto frontale. Se non c'è la breccia è quasi impossibile. Ma ecco che ce l'abbiamo fatta. Allora, bene. Perché 68%? Mannaggia la miseria. Perché avete gli alleati che vi parano? Va bene. E vediamo qual è la provincia che costa meno. Questa. Bhavnagar. Che cosa produce Bhavnagar? Sale. Queste producono altre cose fantastiche. Tipo spezie. Wow, questa mi piace. Questa produce spezie. Colori, dyes. Coloranti, che hanno un prezzo power. Questo produce cotone, anche questo mi interessa. Potremmo prendere il Navanagar. Anzi, intanto vediamo se riusciamo a ottenere il protettorato. No, non possiamo avere il protettorato, quindi io, sapete che vi dico, che me ne frego. Eh sì. War reparation sicuramente. E trade transfer non si può. E soldi. Bene. Bene, bene, bene. Ragazzi, benvenute le Indie italiane. Quindi, adesso sarà... Oh, shit. Questo è un problema gigantesco. Perché, vi spiego perché, il mio porto più vicino, non bloccato, è a 862 miglia, penso, da qui. No, è a 1538 miglia, mentre il mio limite è 800, quindi non posso fare i core qui. E quindi mi becco un overextension che ve la raccomando, 60%. No, soluzione potrebbe essere quella di spostare le nostre navi e muoverci con la colonia in Africa. Se no sono problemi. Tanto questa comunque ce la teniamo, anche perché adesso possiamo fondare la Compagnia delle Indie Orientali e abbiamo ottenuto, non l'ho letto, però dovremmo averla qui da qualche parte. Ah, eccoli qui. East India Trading Company, un mercante in più più 5% di Global Trade Power. E questo mercante in più ci fa piacere perché può andare a raccogliere soldi in qualche altro centro commerciale o a trasferire a Venezia ancora di più, ad esempio, da Alessandria. Però Alessandria è un po' poverina, quindi vediamo quali sono i centri commerciali più ricchi. Siviglia, La Manica, Lubecca, Bordeaux, Venezia, Rhineland, Costantinopoli, Genova. Andiamo a fare collect a Genova, anche perché a Genova abbiamo un 27% di trade power, e visto che possiamo creare un fottio di nuove navi, poi le manderemo tutte a cercare di avere un monopolio a Genova, lo facciamo subito. Con le fregate 6, 12, 18, 24. Per il momento facciamo così. E wow. È grosso problema quello che
Sapete cosa? Se potessi creare un protettorato con la diplomazia, potrei farlo adesso. Dovrei provarci. No, non posso farlo perché... Sono problemi, niente. Ah, questo... Less tax and manpower, but... Allora, facciamo una cosa. Proviamo a vedere se assegnare questa provincia Allora, questa provincia adesso fa parte della Compagnia delle Indie, della mia trade company. Il punto è che devo vedere se mi produce overextension oppure no. Scusate. Sì, la produce ancora perché siamo sempre al 60%, quindi è inutile tenerla lì. Interessante. Dove sono le navi? Ok. Ho perlomeno metà. Metà esercito resta, l'altra metà va in Francia. E va in... in Costa d'Avorio. La Costa d'Avorio resiste. Potremmo tentare di farcela. E poi non so quante miglia sono da qui all'India, però sicuramente più vicino alla Costa d'Avorio che rispetto a Nizza o a Genova. Tanto vediamo il nostro mercante cosa guadagna e ci porta a casa 7-8 lire in più per turno. Prima era 51, 52, adesso è 59 addirittura. Però quando avremo la flotta commerciale genovese sarà ancora di più. Avere un quarto mercante, come capite, è un bel bonus, è una bella botta. Allora, si può convertire a Firenze e poi... Ah, ok, Travunia però 252 mesi. Non è tanto, ma non è poco. Va bene così. Ecco, va a fan bagno. Questo volevo proprio dire. Soldi, 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 tanti soldi. Custom house, qui possiamo farla a Ragusa. E andiamo a fare subito. Poi si possono fare tante altre piccole cose. I canali li abbiamo fatti ovunque. Ok. Le strade qui a nord. Strade e autostrade per l'Italia. Ragazzi, anche questo episodio praticamente sta durando da 1 ora e 3 minuti. Quindi direi che è il caso di... è il momento di salutarci. Però prima di farlo volevo cercare di insediare le colonie qui in Africa. Quindi trasportiamo a Cape Coast, che è quella che ha già più colonie, anche se sono 15. Meglio di 0, no? Ok, abbiamo... Adesso sono 0. Spostiamo quindi in Costa d'Avorio i nostri 9.000 uomini. E quindi e attacchiamo i nativi cercando di proteggere un po' le colonie. Un'altra cosa che possiamo fare è dividere... No. Mi piacerebbe attaccare... Come si fa? Ecco così. Quanti sono adesso? Zero. Ok, pare che il problema sia momentaneamente risolto. Proviamo ad attaccare anche qui. Perfetto. E adesso sdoppiamo gli eserciti. Uno rimane in Ivory Coast, l'altro
Cape Coast e fondiamo queste benedette colonie per avvicinarci sempre di più all'India. Amici, che partita! A me è piaciuta molto, a voi? Scrivete qui sotto nei commenti se la partita è stata di vostro gradimento. Io per il momento vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Non dimenticatevi il mi piace se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Daniel Channel è tutto. Ciao ciao!